Anzi, allora il sindacato è da sempre che punta insomma, il dito e fa un focus sulle carenze di organico. Adesso la situazione è veramente preoccupante. Molto preoccupante, per tanti aspetti, perché le forze di polizia, oltre al normale lavoro che hanno sempre dovuto affrontare, adesso devono affrontare l'emergenza terrorismo e l'emergenza anche immigrazione. E il quadro è desolante, nel senso che le nostre risorse sono veramente ridotte al minimo. Per dire, il commissariato di Fano ormai sono rimasti una quarantina di poliziotti, 23 agenti soltanto, per una città che ha più di 60.000 abitanti. Quindi il commissariato di Fano attualmente non riesce a garantire quasi neanche una volante per turno. Non ce la fa perché 23 agenti è impossibile, perché poi questi agenti e questi poliziotti non è che chiaramente devono soltanto fare volante, ma hanno tante altre incombenze. Solo per fare alcuni esempi, il commissariato di Fano riceve ogni anno circa 1.200 denunce, dà ai cittadini 2.500 passaporti, quindi il lavoro è tantissimo. E queste condizioni è veramente difficile. Adesso so che il commissariato di Fano riesce a garantire qualche pattuglia in più soltanto ricorrendo agli straordinari. Voi avete un interlocutore a questo riguardo, avete portato, perorato le cause dei vostri colleghi a chi di dovere, cosa vi è stato risposto? Noi abbiamo avuto la fortuna che per ben due volte, nel 2016 è venuto a Fano, qui proprio a Fano, è venuto al Teatro della Fortuna e io l'ho incontrato personalmente proprio chiedendogli più uomini per il commissariato. Poco tempo fa, anzi in poco tempo è venuto due volte anche il ministro dell'Interno Minniti. Allora, anche a Minniti noi abbiamo chiesto con forza un potenziamento delle forze di polizia di tutta la provincia, compresa Fano chiaramente. Anche dicendo delle cose che l'ex procuratore capo della procura Palumbo ha più volte sollevato pubblicamente, che il nostro è un territorio appetibile per le associazioni criminali. La risposta qual è stata? Tante promesse, ma purtroppo fino adesso tutti gli uomini che per esempio a Fano in pochi giorni, in poco tempo, anzi in pochi mesi sono andati in pensione 4-5 uomini, molti ispettori e anche sottufficiali, nessuno di questi è stato rimpiazzato. Noi nei prossimi giorni tra Pesaro e Fano, nei prossimi mesi perderemo almeno una decina di uomini che andranno anche loro in pensione e purtroppo non ci sono segnali che queste persone verranno rimpiazzate, quindi la situazione è sempre più difficile.